Buongiorno, professor Ezio Sanavio. Il professor Sanavio rappresenta un'area importante dell'università italiana perché da sempre si è occupato di terapia cognitivo-comportamentale, ha fatto e ha costruito negli anni ricerca e dei test estremamente importanti che tutti noi usiamo, come il Padua Inventory, e è professore ordinario di psicologia clinica all'Università di Padova. Infatti ora siamo qui. E anche a lui rivolgiamo le nostre 8 domande. La prima domanda è questa, Ezio. Ti va di raccontarmi se ci sono dei principi teorici a cui ti attieni e se pensi che questa domanda abbia un senso per te? Confesso che è una domanda che mi ha messo un pochino in difficoltà, perché per mia natura detesto le persone che hanno dei principi, che si attengono a certi principi. Rigidamente. Esattamente, non è nella mia natura. Cercando di rispondere comunque alla domanda, mi veniva in mente che forse una direttrice è l'individualizzazione. Cioè, Il spiega meglio. paziente. Il paziente va studiato in quanto tale, non va riportato in qualche casella. Quello che non sopporto, sono i protocolli che bisogna utilizzare, gli inquadramenti, che secondo che ha una certa caratteristica, una certa altra caratteristica. Non nomino le caratteristiche perché finirei col polemizzare con persone con cui non desidero polemizzare. Va trattato in un modo, va trattato in un altro modo, va trattato secondo scienza e coscienza, nella maniera migliore che tu conosci per poterlo Stando molto gestire. attento a che persona è lui. Ha tutte le caratteristiche sue e anche del contesto, vero? Ok. E questo tuo atteggiamento, che mi sembra interessante e fecondo, mi dici in pratica come si traduce nel tuo lavoro col paziente? Credo semplicemente in una posizione molto neutrale nell'ascolto e nell'esame, come anche nel fatto che pongo un iato fra la fase diagnostica, fra la fase di assesma e la fase di trattamento. Io non sono un terapeuta cognitivo-comportamentale in fase diagnostica, sono un clinico che cerca di capire che cosa è meglio per quella persona. Quello che è meglio è uno non fare niente e stare lontano dagli strizzacervelli, fare un trattamento cognitivo comportamentale, fare qualche cosa d'altro. Detesto tutta la letteratura e i gruppi che lavorano, siccome ha bussato a questa porta, allora farà un certo percorso. Questa cosa è una cosa che io condivido. Secondo me la risposta clinica deve essere la prima risposta. Capire bene di che cosa stiamo parlando, concettualizzare il caso. Quindi. Che cosa conviene fare, una volta sentite cosa conviene fare, una delle opzioni è anche quello che facciamo noi. Esatto, no, su questo pieno condivisione. Ma quali sono le tecniche specifiche che tu adotti, che derivano da questi tuoi principi? Direi, Tutto. ma sì, direi che tutto è accettabile, va bene? È il contrario di tutto. Cioè, fammi un esempio pratico. Mi mette in difficoltà. Ma ci sono delle cose, ad esempio, che non ti piace veder fare? Qualcosa che è fatto perché nell'hobby del terapeuta, ma non necessariamente nelle esigenze del paziente. Interessi privati d'atti d'ufficio. Nel caso peggiore, ma anche ignoranza. Cioè direi anche ignoranza, nel senso di non conoscere nient'altro che il proprio orticello, e anche innamoramento. Siccome ho scoperto Questa cosa. allora tutto il mondo, Ah, va bene? è l'unica cosa. Eh sì, bisogna, no, adesso c'è tanta gente con la mindfulness, no? Bisogna fare mindfulness a tutti i costi. Va bene? Ieri erano altre cose. Sì, questo è un po' l'assetto dei clinici esperti che in generale diffidano dei giganteschi innamoramenti, anche se sono Esattamente. curiosi di ciò che avviene di nuovo. Certo, curiosità a vedere, ma. Ma tu mandi mai un paziente a fare la mindfulness su qualche caso specifico? Sì. Ah, infatti.
Mio figlio vuole specializzarsi, diventare mindfulness. È già mezzo terapeuta mindfulness. Senti Ezio, per noi terapeuti è importante monitorare, specie per i terapeuti con la nostra tradizione, e valutare il cambiamento. Hai delle procedure di valutazione di come sta andando una terapia? E se sì, quali? Sì, sì, è parte anche del lavoro del mio gruppo di ricerca. Uno degli strumenti che abbiamo messo a disposizione della comunità professionale è una riduzione del CBA, si chiama CBA OE in inglese, VE, valutazione dell'esito in italiano, ed è una cosa breve con 5 dimensioni che è studiata per essere fatta all'inizio del trattamento. Alla fine del trattamento, se il trattamento è lungo, anche E quali sono questi 5 item? Sono 2 dimensioni di benessere, va bene, e 3 di psicopatologia. Una di psicopatologia, come dire, grave, va bene. E tu lo usi? La sintomi dissociativa, eccetera, va bene, ansia e depressione. Ah, ok. E tu lo usi all'inizio, quando cominci il lavoro, per fare una valutazione generale, oltre ai test che... No, per avere una valutazione dell'andamento, non per avere una valutazione generale, perché è troppo generico, è troppo breve, è troppo generico per un approfondimento diagnostico serio, va bene, ma insomma è uno strumento per monitorare, per documentare l'andamento. È un modello riduttivo, perché in realtà... teoricamente noi dovremmo sempre valutare 3 dimensioni, perché questo è quello che racconta il paziente. C'è naturalmente un'altra dimensione di quello che il paziente non sa, non racconta, ma che si che noi osserva, sappiamo. Che esattamente, che quello che vedrebbe una mosca che seguisse il paziente, va bene, e c'è anche il dato fisiologico che è caduto in disgrazia, non lo si vuole usare. Se la frequenza cardiaca in tante situazioni è diminuita, secondo me è un indice che meriterebbe attenzione. Ah, interessante. Lo si faceva 40 anni fa ed è, non è più di moda. La prima generazione la faceva, la seconda era tenuto che non era il caso. Basta che se il paziente è contento, così. Okay. La terza generazione ha deciso che non occorre nemmeno che ci siano cambiamenti, basta. Che il paziente si adatti e si rassegni. L'accettazione. L'importante è che noi possiamo sopravvivere professionalmente, non importa che il paziente migliori. Senti, ma al di là di questi tre aspetti che mi dici, tu pensi che tu quando cominci una terapia dai una testistica? Sì, sì, sempre. Magari non la utilizzo, ma... E poi la dai durante e dopo? Sì. Ah, ok, quindi tu lavori molto sulla valutazione diagnostica e del mutamento dell'andamento della terapia. Sì. E poi ti credo, magari non lo utilizzo più di tanto. Perché magari ti affidi al tuo buon senso. Esattamente, esattamente, ma no, qualche volta mi smentisce. Ah sì. E lì chi ha ragione, te o il tuo test? Guarda, devo dire che il più delle volte avevo torto io. Ah, ok. Vuoi farmi un esempio? Se ti va, Non l'ho presente. No, è difficile. No, non è che non voglio farlo. È che è difficile. Avrei dovuto prepararmi prima, tirar fuori qualche esempio, qualche cartella. Senti, c'è la chiusura della terapia, un momento che a volte rischiamo di dare per scontato. Tu hai delle procedure specifiche da raccontarci o delle linee guida che usi o che suggerisci che ci puoi raccontare o descrivere? In fase di assessment, di contratto, degli obiettivi sono stati stabiliti. Per cui è una verifica di che percentuale quegli obiettivi possono essere considerati raggiunti più o meno. Però c'è qualche caso dove si va al di là degli obiettivi. Ecco, qua mi viene in mente un caso. C'è una paziente con problemi di panico, di agorafobia, eccetera, eccetera, che quindi aveva quegli obiettivi, va bene, e
che avevo motivato anche a seguire un certo lavoro cognitivo sulla collera, sull'autonomia personale, sull'autonomia di giudizio, che le è stato importante poi per vicende che le sono capitate. Per cui è tornata da me dicendole: io da queste cose non sarei mai uscita se lei non mi avesse fatto fare anche quel tipo cose diverse da quelle per cui ero venuto da lei. Interessante. Sì, nel senso che dobbiamo vedere un attimo più in là del naso del paziente, non veniamo a formaggio. Infatti, visto che parli di naso, passiamo al paziente difficile. Sai che questa qui è una categoria che inventò Carlo Perris e in qualche modo è una cosa che ha cambiato un po' molti modi di fare terapia, sia in area dinamica che nella nostra area. Tu, questa categoria, cosa ne pensi? Io non ho mai capito che cosa sia la categoria del paziente difficile, perché ne danno mille connotazioni molto diverse. Di solito il paziente con disturbi di personalità, diciamo. Però, perché tu questo dici? Comunque è un paziente con una sua categoria diagnostica. No, però io direi che tutti i pazienti sono a loro modo difficili. Alcuni sono ben inquadrati perché abbiamo tanta letteratura, abbiamo tanta storia, va bene. Però in realtà le categorie diagnostiche sono un'invenzione umana, non sono della natura delle cose, va bene, quindi si vanno a confondere, siamo molto lontani dall'aver concettualizzato i costrutti che vi stanno alla base. Però per quei pazienti è difficile quello che esce dai canovacci diagnostici, procedurali che noi ci siamo costruiti per questo. Poi i pazienti con disturbi di personalità, paziente dissociativo, psicotico, prepsicotico. Però con fatica a stare con te nella seduta. Esattamente. Come danno cambia? Enormi. Come cambia problemi. Come tu lavori? Ah, cambia, nel senso che cambiano le aspettative, senz'altro. E un pochino anche lo stile interpersonale. Cioè? Mentre con la maggior parte dei pazienti sostanzialmente c'è una relazione di tipo professionale. Queste sono le regole del gioco, no? E cerchiamo di rispettarle. Qui è come dire, con un bambino diamo per scontato che dica le bugie e che faccia il contrario di quello che dice. Quindi è tutto più sfumato e lontano da delle categorie, da delle procedure. Quindi mi sembra che tu anche molto più informale. Esatto. Quindi anche te ti senti di muoversi con maggiore libertà nelle aree anche relazionali con questo tipo di paziente. Certo. E adesso così ti faccio polemizzare. Arrivo alla settima domanda sulla terza ondata. Sì. Cosa ne pensi? Cos'è che ti piace della terza, se c'è qualcosa che ti piace della cosiddetta terza ondata, che poi c'ha dentro molte cose diverse, da modelli basati su ricerche di psicologia di base fortissime o modelli inventati da un signore che poi le prova efficaci, quindi mi piacerebbe sapere tu cosa ne pensi. Sì. E se ne hai studiato qualcuno e se li usi o se mandi? Io un pochino bazzicato credo con ognuno perché sono curioso. Esatto. Per quello. Non sono entusiasta di nessuno in particolare, ma credo che sia segno di maturità e di saggezza non essere entusiasta e soddisfatto. Ma sempre una posizione, chiamiamola, critica, che non vuol dire di negatoria, ma non vuol dire semplicemente Sì, vedere le luci, vedere le ombre che ci sono. Allora, chi sale sulle spalle dei giganti, non so se era Montaigne o chi era che lo diceva, era Montaigne? Sì, credo. È chiaro che fa presto a vedere più lontano, quindi è chiaro che la terza generazione ci ha, se non risolto, perlomeno impostato
un discorso su tanti problemi che avevamo, quindi certo. Benedetta sia la terza generazione. Va bene. Non so se si possa chiamare, va bene, una nuova ondata teorica, un po' per quello che dicevi, è una congerie di cose molto diverse, disparate, vero? Sono queste persone che si sono arrampicate sulle spalle dei giganti, uno guarda a destra, uno guarda a sinistra, e ci permetto di vedere più in là, questo è positivo. Credo che in gran parte sia un'operazione, chiamiamola pubblicitaria, si cambia il nome perché un prodotto con un nome diverso è più appetibile, e che dentro abbiano prima e seconda generazione molto abbondantemente. Anche le cose che scrivono in realtà sono oneste, dicono, che aggiungono qualcosa alle due generazioni. Ma tu è che quando devi usare qualcosa di tutte queste nuove proposte, c'è qualcosa che preferisci? Mi piace, sì. Mi piace la schema terapia, anche se credo che sia l'impalcatura teorica più fragile che possa esistere. Esatto. E cosa ti piace? Ma il mestiere che hanno inventato è... Però è vero, però è anche... Credo che non si possa difendere una sola affermazione teorica, ma che come mestieranti siano bravi mestieranti. E che poi in qualche modo sono anche molto vicini, perché poi alla fine Jung era molto amato da Beck, quindi è proprio in questo filo, no? È un collaboratore che ha trascritto per decine d'anni le cose di Beck. Ma tu ogni tanto la utilizzi o mandi a utilizzare nelle tue terapie? Sì. E ci sono anche altre cose che utilizzi a parte Jung? La mindfulness, mi hai detto, se serve, io per i rimuginatori. Sì, senz'altro, ma anche mi piace anche molto l'ACT, cioè l'ACT anche quella non ha grandi novità, va bene, ma l'atteggiamento. L'atteggiamento che suggerisce è, va bene, forse anche quello, c'è stato il vecchio Roger, ci sono stati tanti personaggi in passato, ma mi sembra molto positivo. Sì, infatti è anche l'accettazione utile, infatti il problema dell'accettazione, infatti. Oh, e invece se tu guardi, esci dal nostro mondo e guardi all'altro mondo, sì, cioè a come sta cambiando anche l'altro mondo, ad esempio dal punto di vista penso a cos'è Fonaghi e tutto il lavoro sulla mentalizzazione dei pazienti borderline molto molto gravi ricoverati, oppure penso a questi durissimi contratti alla Kernberg. Ci sono delle cose che ti hanno un po' incuriosito e che ti è capitato di studiare o guardare? No, cose che mi abbiano affascinato non ne ho presente. Ho un pochino l'impressione che sia il mondo psicodinamico che sta correndo dietro a noi, non viceversa. La seconda generazione è andata molto correndo dietro al mondo psicodinamico. Forse non tanto dal punto di vista teorico quanto dal punto di vista dell'interazione professionale. Certo. E di farsi assimilare, no? Di passare per psicanalisti un pochino diversi, ma insomma equiparabili. Per questo adesso mi pare che ci sia una specie di rovesciamento. Ma noi lo possiamo dire che c'è anche un atteggiamento meno ideologico e un'apertura dei diversi mondi. Sì, è come se ci fosse una... Il mondo psicodinamico praticamente ha rinunciato a gran parte della propria dottrina e si misura con questi nuovi pazienti complicati. Si misura con le esigenze dei servizi, non può vivere soltanto con le analisi tradizionali e con le prove di efficacia, insomma. Ha ceduto
ha ceduto, bisogna accettare le prove di efficacia e si sono rassegnati. Eh sì, ma le fanno anche, eh? Esatto, è uscito questo articolo. Ringraziato il cielo. Anzi, qualche articolo sta uscendo adesso dell'efficacia delle quattro sedute. Però secondo me lì il punto più interessante non è tanto le prove, è che stanno, che c'è proprio un aggiornamento del modello e un'apertura maggiore in tanti terapeuti sensibili che vedono pazienti. Sì, sì, un'enorme apertura. Esatto. E questo poi, diciamo, realtà... no, chiedono soltanto di non dover rinunciare alla tradizione. No, sì. Mi pare che sono disposti a fare l'esatto contrario di quello, di quello che facevano una volta. Si sta muovendo. Beh, insomma, quindi adesso in realtà l'intervista è finita, però ti faccio fare una sintesi un po' così provocatoria, tanto siamo abbastanza liberi. Quindi se tu immagini, perché noi abbiamo detto è importante non essere ideologici, è importante la relazione, è importante non dimenticare anche l'efficacia, però adattandola in modo anche compassionevole allo stato del paziente. Ma secondo te, alla fine, come sarà il nostro futuro di terapia? Come cambierà la tua la terapia? Hai una visione? Ah sì, sì. Beh, intanto io ho un sogno, come qualcuno di più importante di me, cioè che le nuove generazioni siano psicoterapeuti e non abbiano etichette. Ah, bello. Per questo, va bene, nel senso che sia le prove di efficacia, sia il confronto con l'operatività, porta le persone intelligenti a convergere, va bene? E quindi credo che le etichette verranno abbandonate. Quindi tu vedi una strada verso una unificazione, va bene? Naturalmente sì. Molto frastagliata, complicata, complessa, tutta la sociologia che deve essere. Ma la realtà è complicata e non bisogna semplificarla. Però questa è una cosa anche che ho visto, adesso io stiamo facendo un po' di interviste, e abbiamo intervistato psicodinamici, abbiamo intervistato, e devo dire che le persone più sensibili assumono un atteggiamento molto simile al tuo, se si chiede cosa succederà, molti dicono, magari non nel modo netto, evidente e chiaro che l'hai detto te, però c'è un'attitudine meno ideologica, diciamo che si sta lasciando alle spalle un po' la fase ideologica, speriamo, magari non speriamo. Da tutti. Sì, 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 io te lo dicevo come sogno, va bene. Forse è un po' un sogno di tutti noi, si lascia alle spalle la fase ideologica e si comincia a diventare veramente scientifici. Che è un atteggiamento che dovrebbe servire anche in altre sfere, che non solo nella psicoterapia. Va bene, l'intervista è finita. Grazie, professore. Grazie a te.